Onorevole Laura Venitelli, oggi l'apertura di una sede Isernia, quanto è importante il contatto con la gente di Isernia? Beh, è importante perché dalla gente, dal rapporto con il territorio, che poi si riescono a portare in Parlamento quelle che sono le esigenze appunto del territorio. Oggi la politica deve tornare a parlare con le persone. Io ho provato questo mio modo di fare politica sul territorio molisano negli ultimi 5 anni, avendo un contatto diretto appunto con le varie realtà, con i vari comuni, cercando di toccarli un po' tutti. Isernia è stata una delle realtà che ho toccato di più, perché anche con la possibilità di incontrare tanta gente, grazie anche a un gruppo di attivisti, di amici che si sono messi a mia disposizione in questi 5 anni. E appunto il contatto umano è la cosa che è quella più importante nel rapporto tra il politico e la gente. Bisogna recuperare quelli che sono gli spazi che aveva prima la politica di una volta e dare questo messaggio, che si avvicini alla nostra gente. Lei corre in tandem al Senato con Enrico Colavita. Ieri il presidente Colavita ha lanciato un forte messaggio: la vicinanza ai giovani e ridare loro speranza. Qual è il suo punto di vista? È che questo è il punto di vista, o meglio, questo è il messaggio principale che io e il presidente Colavita vogliamo dare al mondo giovanile. Noi siamo con voi e vogliamo fortemente portare avanti le vostre istanze. Io sono mamma di 2 ragazze, una di quasi 30 anni e una di 21. E capisco quelle che sono le loro esigenze, vorrebbero rimanere in Molise, continuare a lavorare per questa terra, e le esigenze delle mie ragazze sono le esigenze dei figli del Molise, dei figli nostri, che debbono essere portati avanti fortemente e difesi da noi. La prima cosa che le piacerebbe fare a livello di legge, se sarà rieletta al Senato? Parlare di un pezzo della nostra terra con la concretizzazione delle zone economiche speciali, pensando a questo territorio.